siamo qui con Finaz e con Cisco, Banda Bardò con Cisco, che stanno per fare uno dei loro tanti live estivi. Allora, com'è stato questo incontro? Raccontateci l'incontro, com'è nato poi la voglia di fare il disco, quindi... Ma guarda, è stato tutto molto naturale. Noi chiaramente con la scomparsa di Enriquez ci siamo trovati un po' su un baratro, cosa fare o fare, continuare o non continuare. E i fan e i colleghi ci hanno detto tutti di tenere duro, di portare a giro la musica della banda, di continuare. Lo stesso Enriquez ci aveva chiesto questa cosa qua. Chiaramente avevamo bisogno di una figura che ci accompagnasse, una figura amica, una figura che fosse di famiglia, che avesse odore di famiglia. E chiaramente tutti abbiamo pensato a Cisco, gli abbiamo domandato, lui ha detto è stato molto felice di fare questa supplenza, perché di supplenza trattasi, insomma, fino a ottobre. In realtà più che supplenza è una vera e propria collaborazione, tant'è vero che i brani sono durante il tour, nel concerto, sono metà della banda e metà appunto brani di Cisco, per cui siamo in tutto e per tutto al 50%. Mentre sulla nascita del disco farei parlare, insomma, chi ne sa qualcosa di più di me. Bah, il disco, devo dire, è nato per caso, è nato in qualche modo molto naturalmente, molto spontaneamente. Siamo andati in studio dicendo, con l'idea di scrivere un brano da fare dal vivo durante la tournée che ci vedeva collaborare insieme. Dai, un brano nuovo, sarebbe bello presentarlo. E siamo andati in studio una settimana e ho detto, dai, 4-5 giorni un pezzo riusciremo a farlo. Alla fine, dopo che 4-5 giorni avevamo 4-5 canzoni pronte, hanno detto, ragazzi, a me queste canzoni piacciono, voi cosa ne dite? Hanno detto, beh, proviamo a trovarci un'altra settimana e vediamo cosa salta fuori. E alla fine sono nati brani molto, in maniera molto veloce, molto spontanea, da vecchie idee che avevamo, e alla fine abbiamo portato a casa questo disco. Per me è quasi sorprendente, la cosa mi ha molto gratificato, perché non ci credevo, non pensavo di poter portare a casa un disco in questa maniera, invece un disco che poi credo ci rappresenti veramente in pieno in questo momento storico, anche già a partire dal titolo, Non fa paura, la voglia di stare insieme, di andare avanti, collaborare e guardare il futuro in maniera collettiva, cosa che in questi tempi fanno in pochi, e questa cosa a me, devo dire, è piaciuta tantissimo. Quindi scrittura, arrangiamento, produzione, tutto in modo molto fluido, molto spontaneo. Sì, assolutamente. Poi io non amo molto lo studio, nel senso, quando c'è la fase creativa mi piace, poi ho fatto fare tutto a loro, perché erano dei maghi bravissimi, velocissimi, ho detto fate voi, che così, e infatti hanno poi chiuso tutto il lavoro loro, io li ho salutati e sono rimasto nel mio. Devo dire che è stato veramente piacevole lavorare in questo modo, per me anche un po' diverso dal solito, sia dal periodo con i Modena, sia dal periodo mio solista, che invece lavoro in modo completamente diverso. Questa volta è stato per me molto più leggero e molto più divertente, devo dire. Ma sì, guarda, è stata veramente una sorpresa anche per noi, non ci aspettavamo di scrivere tutti questi brani e soprattutto che venissero fuori, non abbiamo scartato uno, cioè nel senso non ce n'è stato uno e non ci piacesse. Ogni mattina Cisco si presentava, oh, c'ho questa idea di testo, c'ho questo giro armonico, c'ho questo brano, che ne pensate? E lui è stato molto 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 anche condiscendente nel farsi smontare e rimontare i brani. Si vede che avevamo reciprocamente voglia veramente di lavorare, di creare qualcosa di nuovo. Anche per noi è stato diverso, io solitamente mi chiudevo in un casolare sperduto, voi sapete dove, con Enrico scrivevamo e poi portavamo i brani alla banda e poi dopo preproduzione, cioè l'iter normale di un disco. Qua invece praticamente abbiamo scelto, e fortunatamente l'idea di Cisco è stata quella di raggiungerlo a casa sua, a Rubiera, nel suo studio dove lui registra le sue cose e le realizza, tant'è vero che scrivevamo e buttavamo dentro le idee, per cui avevamo già registrate bene, insomma, in maniera da poterla poi rendere sul disco, per cui effettivamente ci siamo trovati a scrivere, ad arrangiare e a registrare praticamente in diretta. Lui ha rifatto un po' le voci semplicemente perché c'erano dei rientri di batterie eccetera eccetera, quindi l'abbiamo isolato nel suo box, ma il disco è stato veramente veramente molto 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 veloce. Dentro ci sono i temi cari alla banda e cari a Cisco, cioè anche nei testi siete voi, comunque è un matrimonio che riesce non solo musicalmente ma anche nei messaggi che si passano.
Secondo me sì, nel senso che alla fine è quello che abbiamo sempre voluto fare e comunicare, no? In particolar modo in questo disco c'è la voglia di parlare alle nuove generazioni, parlare a quelli che sono magari i nostri figli, ma proprio semplicemente alle generazioni che magari hanno sentito parlare della banda Bardot, magari sanno malapena chi è Cisco, però non ne sanno il passato, non ne conoscono appieno il passato, e magari scoprono qualcosa di nuovo, possono imparare anche che anche quando non c'era internet, non c'erano i cellulari, alla fine le band andavano in giro, si facevano tour con un furgone scassato, si andava in giro per l'Italia, così come abbiamo fatto noi all'epoca, così come hanno fatto loro, e le strade si sono incrociate tantissime volte in questo modo, ed è stato tutto molto, molto naturale, anche il collaborare durante gli anni e poi soprattutto per questo disco e per questo tour. Che c'ha questo disco, c'ha una copertina molto curiosa, mentre il titolo è veramente insomma in linea con il momento e con i messaggi che volete dare, la copertina che messaggio ci dà? Come è saltato Ma fuori? La copertina, no, non sono io l'autore, io, diciamo che c'era l'idea di fondo di comunicare qualcosa di vintage, di qualcosa di altri tempi, e quindi avevo proposto di trovare un giocattolo di latta che magari faceva parte della nostra giovinezza da bambini, tutti ci abbiamo giocato, ma che i ragazzi di adesso magari non hanno neanche mai visto. E il grafico è riuscito a trovare questo robottino che potrebbe anche incutere un po' di timore, e invece appunto con il titolo si sdrammatizza, non fa paura, non fa paura i ricordi, non fa paura la tecnologia, se vogliamo, non deve far paura il guardare il futuro in maniera positiva, bisogna riuscire in qualche modo a riunire le volontà di guardare in avanti. Mi sembra ci sia molto molta voglia di fare le cose in maniera singola, invece secondo me collaborare, trovarsi, fare gruppo, magari secondo me con la nostra generazione si faceva di più questa cosa. Non a caso anche gli artisti adesso sono pochi gruppi nuovi, veri gruppi nuovi, no? Sono molto di più i singoli artisti che saltano fuori, i singoli trapper, rapper, perché va molto di moda il fare le cose più o meno da soli. Questa cosa secondo me ti viene a mancare il fatto di collaborare, ti viene a mancare il fatto di crescere insieme ad altre persone, condividere, e ognuno aiuta l'altro a migliorare. E collaborare anche in tour, perché siete partiti per un tour che davvero tocca ogni angolino della nostra. Ma sì, noi l'avevamo chiamato, lui ha detto: ma quanto faremo? Ma faremo 4-5 date, non ti preoccupare. E invece poi dopo sono uscite fuori quasi 40 e stanno ancora aumentando. Lui è già preoccupato, ha detto: non ti preoccupare, vai. Vieni con noi. No, comunque è la nostra dimensione, siamo contenti, ogni sera è veramente molto divertente, il nostro pubblico sta venendo, si sta divertendo e sta facendo delle recensioni molto, molto incoraggianti, e soprattutto anche è bello perché è una cosa irripetibile. Questo è un esperimento solo per quest'estate 2022, e mescolare due repertori così importanti, così con questa storia, veramente penso, vorrei essere quasi anch'io, sono un po' invidioso di chi viene a vedere i nostri concerti, insomma, perché effettivamente secondo me sentir passare da un qualcosa che ci rappresenta tantissimo a un'altra cosa che ci rappresenta tantissimo, che ha rappresentato tantissimo per il pubblico e per noi, insomma è bello, insomma, e questo negli sguardi, nei commenti, negli abbracci dopo il concerto ci viene comunicato, per cui significa che siamo sicuramente sulla strada giusta, insomma. E quindi facciamo festa con voi ogni sera sul palco. Esatto, anche stasera, esatto. Sarà una festa. No, stasera no, forse no. Stasera no. No, in realtà sì, il concerto è soprattutto una festa in questo caso. Devo dire che la banda l'ha sempre fatto, forse più di quello che facevo io e facevo anche con i modi. Loro proprio hanno sempre creato l'atmosfera da festa collettiva, e devo dire che anche questo spettacolo, questo concerto è in quelle ordine di cose, veramente una festa collettiva. Credo che appunto il pubblico stia apprezzando tantissimo questo momento. Benissimo, grazie. Allora grazie a voi. Grazie a voi, grazie.